Ciao a tutti gli amici di Eurogamer.it, come promesso eccoci qui con la video recensione del Wii U, ossia la nuova console domestica Nintendo che, secondo le intenzioni della casa giapponese, dovrebbe andare a replicare il grande successo del Nintendo Wii con i suoi sensori di movimento. Qui, come sappiamo, l'innovazione è nel gamepad, ossia un controller che per la prima volta integra uno schermo su cui è possibile anche giocare. Partiamo però con l'analisi della console in sé per sé. Come possiamo vedere, ha un design abbastanza semplice, ha una finitura lucida in questa versione nera, ma anche in quella bianca, che è molto soggetta alle ditate e alla sporcizia. Fortunatamente però, una volta nascosta nel vostro mobile TV, non la vedrete sostanzialmente più, se non il frontale. Il frontale ha un design piuttosto semplice. Abbiamo qui lo sportellino che nasconde due prese USB e l'alloggiamento per la scheda SD, il tasto per sincronizzare con il controller, tasto power, tasto eject, che è accompagnato da un piccolo LED che ci avviserà quando un gioco è inserito nella console. Sugli altri lati non c'è molto da analizzare, a parte le ventoline su questo lato qui. Sul retro invece abbiamo i consueti connettori, quello per la barra sensore, che è la stessa, la medesima utilizzata già dal Wii, quello per l'alimentazione, la presa multi video out, video audio out, la presa HDMI e ulteriori due porte USB. Da notare il fatto che sul retro è assente un'uscita audio ottica, quindi non sarà possibile supportare tutti i kit surround che la sfruttano. L'unico modo per ascoltare l'audio 5.1 del Nintendo Wii U è utilizzare un ricevitore audio-video a cui collegare il cavo HDMI. Passiamo all'analisi del vero elemento innovativo di questa nuova console, ossia il gamepad. Possiamo vedere che si tratta di una periferica, anzi di un controller, dalle dimensioni piuttosto generose, ma dal peso tutto sommato contenuto. È abbastanza leggero, la costruzione non è eccezionale, ma è comunque sufficiente. Il nostro produce un piccolo rumore di vibrazione quando viene scosso e non sappiamo se è una piccola parte interna non ben collegata, non sappiamo se si verifica in tutte le unità. Comunque, in linea di massima, il livello costruttivo non è male. Abbiamo la consueta disposizione dei tasti, abbiamo i due stick analogici che sono cliccabili, la croce direzionale, i tasti AX, BY, che sono in questo caso disposti al di sotto dello stick analogico, non al di sopra come siamo abituati nel controller, ad esempio, Xbox 360. Abbiamo i tasti Start e Select, anche chiamati più e meno, il tasto Power, da cui si può accendere anche la console, il tasto Televisione per trasformare il gamepad in un telecomando per i modelli di televisione compatibili, il tasto Home, abbiamo qui invece la fotocamera, abbiamo un accessorio che praticamente replica la barra sensore del Wii per una futura interazione tra gamepad e Wiimote. Abbiamo qui sotto la dock per la ricarica, una porta connessione che verrà sfruttata probabilmente in futuro. Sul retro abbiamo poi l'alloggiamento della batteria, il tasto per sincronizzare, abbiamo i tasti ZR e ZL che sono in questo caso digitali e non analogici, quindi non sono sensibili ai livelli di pressione, il pennino immancabile, i tasti L ed R, la porta infrarossi per il controllo del televisore, il connettore per la ricarica, connettore per le cuffie standard e lo slider per il volume, perché ricordiamo, questa periferica ovviamente, oltre ad avere il suo schermo, ha anche il suo speaker vero e proprio. Vediamo la console in azione, facciamolo in questo caso direttamente dallo schermo del gamepad, che, lo ricordiamo, per molti versi può funzionare come una console separata ed è completamente autonoma dal televisore. Vediamo qui infatti visualizzata l'interfaccia base del Wii U, che ricorda piuttosto da vicino quanto già visto su Nintendo Wii e anche su Nintendo 3DS. Abbiamo infatti a disposizione tutti quanti i canali che ci consentono di lanciare le applicazioni e anche i giochi. Dal punto di vista del lancio delle applicazioni dobbiamo dire che il Wii U non è rapidissimo e anche compiti relativamente semplici come l'avvio di un'app come YouTube o semplicemente del menu delle opzioni richiedono un tempo di caricamento piuttosto lento. Questo ci dimostra forse quanto è stato detto ultimamente, ossia che la CPU del Wii U, ossia l'unità di calcolo centrale, non quella grafica ma quella dedita ai calcoli puri e semplici, non è performante come forse ci si potrebbe aspettare da un hardware particolarmente potente. Torniamo al menu Home, come possiamo vedere anche questa operazione richiede una certa quantità di tempo,
eccoci qua, confrontati con caricamenti del genere, più o meno è una situazione che si trova, ci si trova di fronte qualsiasi operazione si voglia realizzare con il Wii U. Ancora qualche secondo per trovarci di nuovo di fronte alla schermata principale. Ed eccoci qui, questo è il tempo di caricamento medio del lancio delle applicazioni e delle opzioni sul Wii U. Ecco dunque il gioco in azione su Gamepad. Dobbiamo dire a tale riguardo che lo schermo del Gamepad, del controller del Nintendo Wii U, non è affatto male in quanto a caratteristiche tecniche. Sappiamo benissimo che la risoluzione per essere un pannello di oltre 6 pollici non è elevatissima, però nel complesso l'immagine è gradevole, soprattutto la resa dei colori è molto buona, anche la luminosità è discreta e tutto sommato l'angolo visuale è accettabile. Non è il massimo in circolazione, ma per un pannello LCD di questo tipo è buono. Discreta anche la qualità degli speaker, che adesso andiamo a sentire, che consentono sostanzialmente di giocare in piena comodità il proprio titolo. Come potete vedere, il gamepad effettua le operazioni di streaming senza alcuna incertezza. Le immagini che vengono visualizzate sul televisore vengono ripetute in tempo reale anche sullo schermo del controller e non c'è alcun tipo di lag, quindi l'input dei comandi è assolutamente perfetto e questo fa sì che si possa giocare i propri titoli, quelli che almeno offrono questa opzione, anche direttamente sullo schermo del controller senza quindi avere bisogno del televisore. Qual è dunque il nostro parere su questa macchina Nintendo? Ovviamente è troppo presto per dare un giudizio definitivo dal punto di vista della qualità del servizio e della lineup. La console è infatti appena uscita e molto avrà ancora da dimostrare nel futuro. Dobbiamo dire che dal punto di vista tecnico la questione è ancora molto dibattuta, ma si ha l'impressione che il Wii U non rappresenti un grandissimo salto generazionale in quanto a potenza pura rispetto alle altre console disponibili sul mercato, ossia Xbox 360 e PlayStation 3. Ma le idee che si celano in questo hardware a partire dal gamepad sono abbastanza interessanti e potrebbero garantire alla macchina Nintendo la capacità di avere un tasso di innovazione e di diversità e originalità sufficienti a far trascurare l'eventuale salto generazionale ci dovesse essere con le nuove console Sony e Microsoft che si apprestano ad arrivare secondo molti rumor nella prossima stagione natalizia 2013. Quindi per questo momento siamo moderatamente soddisfatti, ma attendiamo con ansia gli sviluppi che questa console riuscirà a regalarci di qui ai prossimi mesi, soprattutto attraverso la lineup di titoli Nintendo che, come sappiamo, tradizionalmente sono molto forti. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi con questa videoprova, arrivederci e rileggerci a presto su www.eurogamer.it.